Siamo qui con la signora Simona Fernandez Cascetti dell'associazione Salam. Sì, buonasera a tutti quanti, grazie di averci invitato in questa occasione. Quali sono comunque gli altri progetti che Salam porterà avanti anche nell'ottica di un arricchimento del territorio e dei cittadini tarantini con chiaramente un'informazione che può provenire da questi ragazzi, da questi immigrati ai cittadini tarantini in interscambio? Allora, intanto il centro interculturale nasce proprio con questa finalità, cioè un luogo dove per esempio i ragazzi migranti insegnano le loro lingue, l'inglese, il francese e l'arabo, in maniera gratuita agli italiani, e gli italiani insegnano l'italiano ai migranti, oppure c'è il corso di... Questo è bellissimo sia da un punto di vista dell'istruzione, dell'arricchimento del bagaglio culturale, ma soprattutto da un punto di vista umano. Sì, perché c'è uno scambio vero e proprio, loro si confrontano con le persone, quindi non solamente con noi che ci occupiamo di accoglienza, ma con la città. C'è il corso di danza del ventre, dove non si insegna semplicemente a ballare, ma si spiega il concetto che c'è dietro a una danza che per molti è una danza erotica e invece nasconde un modo, un simbolismo, e quindi confrontarsi con questo. Credo che ci sono parecchi argomenti, avrò piacere comunque ad averla qualche altra volta con noi per parlare in maniera più approfondita di queste tematiche così interessanti. La ringrazio, buona serata. Grazie a voi, grazie.